Soprintendente, la prima donna alla guida del Pio Monte di Misericordia, le donne in questo periodo storico, nella politica, nello sport, nel sociale, hanno un ruolo importante. Sì, sono la prima donna, sento molto questa responsabilità e penso che sì, che le donne sono protagoniste, ma come, non credo sia una questione di genere, credo sia una questione anche di passione e di capacità. Qual è la missione del suo mandato attuale? Beh, la missione del mio mandato attuale è quella di continuare sulla strada che ci è stata indicata dai nostri fondatori e che da più di 400 anni l'ente porta avanti, ovviamente adeguandoci ai tempi, alle nuove necessità, ai nuovi bisogni, alla ricerca dell'integrazione lavorativa per le persone più fragili e non solo dell'assistenza. Sull'isola di Ischia, a Casamicciola, c'è una struttura che fa capo proprio al Pio Monte della Misericordia. Tanti progetti negli anni per riqualificarla, lo stato attuale però non è cambiato. Cosa possiamo dire ai cittadini dell'isola? Possiamo dire che sicuramente la situazione di Casamicciola non è semplice, non lo è stata nel tempo perché purtroppo abbiamo avuto le mani legate da tante situazioni legali, da tante persone che hanno reso impossibile la ristrutturazione di questo bene. È un bene molto ampio che deve avere una destinazione che sia utile per l'isola di Ischia e per i suoi abitanti. Già dei progetti, dei tempi. Ci stiamo lavorando.